Ben ritrovati amici tifosi in questa puntata di Genoa e Stampi Colori del Calcio. Oggi sono in studio con Vittorio Pescetto. Ben ritrovato Vittorio. Grazie. Oggi parleremo del derby dello 0-0. A chi porterà più vantaggi, al Genoa o a Sampdoria? Sigla. Vittorio, sì. A chi porterà secondo te i vantaggi di questo derby, Genoa o Sampdoria? Ma senz'altro ha portato vantaggi a Genoa. Come mai secondo te questo vantaggio? Parlaci un po'. Prima cosa perché la partita era Sampdoria-Genoa e si giocava in casa della Sampdoria. Sì, certo. Quindi... Poi il punto per il Genoa è stato prezioso, mentre invece per la Sampdoria... È stato un passo indietro. È un 0-0 quindi per entrambi la squadra, questo derby della Lanterna. È stato emozionante per te Vittorio vedere queste due squadre genovesi confrontarsi il sabato sera allo stadio di Luigi Ferrari San Marassi. Sì, è stato molto emozionante, È stato un bello spettacolo con le coreografie, il pubblico, il tifo, insomma mi è piaciuto molto. Certo, nel secondo tempo quando Ballardini ha mandato in campo Coffi al posto di Pandev ha chiaramente lasciato intendere che il punto gli andava più che bene. Perché Vittorio secondo te? Andiamone un po'. Perché per conto mio il punto gli andava benissimo. Difatti sul giornale c'è stato scritto che Ballardini ha messo un pullman davanti alla porta del Genoa. Sì, è vero. Infatti il Genoa, dopo questo appunto punto prezioso, può brindare secondo te alla salvezza, Vittorio? Sì, senz'altro. Il Genoa si può considerare salvo. Sì, infatti. Anche perché domenica prossima c'è Genoa-Crotone. Infatti, alle 18 allo stadio Luigi Ferrari giocherà appunto Genoa e Crotone. Come li vedi secondo te questa... una partita difficile secondo te il Genoa che si presenterà col Crotone oppure la vedi un po' più facile dal punto di vista soprattutto? Io la vedo abbastanza facile per il Genoa perché il Crotone, anche se Zenga ha dichiarato che vuole vincere, ma secondo me vince il Genoa. Speriamo, speriamo. Vittorio, cosa ci hai portato oggi in studio? Facci un po' vedere appunto. Oggi ho portato dei biglietti degli anni 50 e degli anni 60. Vedere. Ma che bello, ma guardate un po'. Questo è la SPAL, l'ultimo anno che la SPAL è rimasta in Serie A. Bellissimo, quanti anni risale questo biglietto? Questo risale all'anno 66. Del 66? 66. Quindi eri giovanissimo. Eri giovanissimo. Quanti anni avevi Vittorio? Avevo 19 anni. 19 anni, sei tifoso del Genoa o della Sampdoria? No, io della Sampdoria. Facci un po' vedere, ma che bello, anche che se, meraviglia. Anche se mia zia che era genovana, sì? Ce l'ha messa tutta per farmi diventare genovana. Mi ricordati come l'avevi detto nel tratto in macchina, l'altra settimana. Infatti i primi biglietti che ho, i primi biglietti che ho sono tutti del Genoa. Vedi, facci un po' vedere. Quindi siamo sempre negli anni 60. Sì, anni 60, 50, 60. Ma che meraviglia! Rivedere, diciamo, questi, ripassare, un momento abbastanza, come possiamo dire, negli anni 60, un momento appunto magico, questo ricordo. Questo è della Juventus, andare alla Juventus. Ah, ma è bellissimo, guardate. Ma meraviglia, no? Cioè, vedere questi biglietti ti danno anche emozione. Fiorentina, Napoli. Ma che meraviglia, ma guarda un po'. Milan. Insomma, l'ho visto tutto. Eri proprio, un abbonato, allo stadio, allora. Bene, amici tifosi, prima di concludere la puntata, volevo un attimo farti una domanda, Vittorio, vedere, appunto. Secondo te, parlando, appunto, dei pronostici di questo sabato, sempre del Genoa e del Crotone, come, secondo te, dal punto di vista pronostico, come finirà questo risultato con Genoa e Crotone? Genoa-Crotone, secondo me, vince Genoa 1-0. Ah!
Perché sei positivo, allora, Vittorio? 1-0 con gol di, diciamo, di Lopadula. Benissimo, benissimo. E invece la Samp come finirà invece per questo? La Sampdoria ce l'ha molto dura con la Juventus. È vero. Molto difficile. Ma pensiamo un po' un momento, dai, positivo. Diamoci anche a lei. Come finirà secondo te come pronostico? Juventus-Sampdoria? Sì, vai. Io spero che gli juventini siano un po' stanchi della partita del Real Madrid. Perché mercoledì c'è Real Madrid e Juventus. Sì, 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 è vero. Può darsi che si stanchino un po'. E magari, chi lo sa. Magari, chi lo sa. È vero. La Sampdoria faccia il colpaccio. Speriamo allora, Vittorio. Speriamo allora per queste due squadre genovesi che abbiamo in entrambi le vittorie. Bene, amici tifosi, questo è quanto tutto in questa puntata di Genoa e Sabbi Colori del Calcio. Ringraziamo Vittorio Pescetto di essere stato qui con noi. Grazie, Vittorio. Prego. E allora appuntamento alla prossima settimana dalla vostra Patrizia Gallina. Ciao, a presto.